Allora, miei cari, che ne dite? Vogliamo fare l'anastomosi di questi vasi dorsali profondi? Aspirazione. Dottoressa Gray, piano con l'aspirazione, cara. Un tocco più lieve. Così? Così è perfetto. Dottoressa Gray, pare che abbia ereditato le mani da sua madre. Grazie. Sua sorella Lexi ha ereditato lo stesso talento? Dottoressa Avery. Sono l'unica figlia di mia madre. Lexi e io siamo sorellastre. Direi che qualcuno ha scelto la Gray sbagliata. Mamma! Lexi ha grande talento, è brillante. Lexi è un grande chirurgo e una grande donna. Permesso, scusatemi. Scusa! Cos'è tutta questa confusione, prego? Scusate, mi dispiace interrompervi, devo parlare con la dottoressa Gray. La dottoressa Gray è impegnata a entrare nella storia adesso. Aspirazione, prego. Meredith. Meredith. Mi dispiace, dottoressa Avery, mi scusi. Per l'amor del cielo. Alice Gray si sta rivoltando nella tomba ora. Chi vuole prendere il suo posto? Io! Dottoressa Cap... Sì! Scusa, permesso? Devo lavarmi? Dottoressa Avery, la ringrazio di avermi fatta partecipare, è emozionante. Rilassati, tesoro, rilassati. Aspirazione, prego. Vai leggera, leggera. E con questo, signore e signori, il lavoro sull'arteria dorsale è completo. Ora stiracchiatevi, muovete le mani, fate un bel respiro. La tua tecnica è migliorata, piccolo. Grazie. Facile insegnare a chi è naturalmente dotato. Suo figlio è nato per la chirurgia plastica. Potrà anche essere, ma si deve stare attenti alla via più facile. Ci si può abituare a prendere la via più facile e senza accorgersene ci si ritrova ad essere il re delle tette finte di Seattle, il mago dell'addome piatto. Non credo sia corretto. Più irrigazione e aspirazione. Intende dire che con la chirurgia plastica non si fanno soldi facili, dottor Sloan? Intende dire che non sono interventi difficili? Intende che non ho la disciplina per resistere ai soldi facili. Intendo solo che è una tentazione. Con delicatezza, sì, e... ma se mi conoscessi meglio sapresti che sono fin troppo disciplinato. Io non sono il mago dell'addome piatto. Mi dispiace, dottor Sloan, ovviamente non sta... scusarti per me. Qualcuno dovrà scusarsi. Aspirazione. Stai esagerando. Accanto alla vena dorsale. Io ho scelto chirurgia plastica, ho seguito il dottor Sloan. Sono le mie scelte, non puoi disprezzarle perché non sono le stesse che hai fatto. Smetti. Smettila tu. Non tu, l'aspirazione. L'anastomosi si è attaccata. Che faccio? Non ti muovere. Spegni subito l'aspirazione. La vena si strappa. Sta maciullando. Oh mio Dio, non si ferma. Oh no. Oddio. Che ho fatto? Hai distrutto la vena dorsale. Mi perdoni, dottoressa Avery. Mi ha affidato un incarico. L'aspirazione, ho rovinato tutto. Dottoressa l'intervento. Kepner, ora la smetta di parlare. Ok, cambiamo strategia. Preleviamo la safena dalla gamba e la usiamo come innesto. Se invece usassimo un lembo basato su una perforante dell'epigastrica inferiore, non toccheremo la gamba. Non è una tecnica a me familiare. Ultimamente si usa negli interventi di ricostruzione genitale. Gliel'ho visto fare, i risultati sono sorprendenti. Aspetto più naturale, invecchia meglio, nessuna cicatrice visibile, meno dolore postoperatorio, meno complicazioni postoperatorie. Vuole che continui? Non metterò a rischio la funzionalità del pene di Ryan perché ho ferito il suo ego. Non cerco di far colpo su di lei. Mi lasci fare e sarà naturale. Avanti, dottoressa Avery. Faccia un passo nel futuro con me. Se non ha problemi a farlo. Cavolo, non ho problemi a farlo fare a suo figlio. Avery, prepara l'addome. Subito. Ottima anastomosi, dottor Avery. Lembo perfetto. Grazie. E, dottoressa Avery, ecco la sua vena dorsale nuova di zecca. Sorprendente, no? Se funziona davvero. Per ora abbiamo soltanto un pene vecchio e triste con dentro un pezzo di pancia. Dottoressa Kepner, rilasci il clamp. Forse dovrebbe farlo lei. Shh, ragazzina, sbrigati. Sì, più roseo. È sempre più roseo? Beh, non so voi, ma direi che è il pene più roseo che abbia mai visto. Già.